Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vince il Parma a Genova, ma il solito Piontek firma immediatamente il cartellino. Un Piontek che continua a segnare partita dopo partita e che sta tenendo una media circa di 38 gol stagionali. Se dovesse continuare così, andrebbe poi a battere, a sconfiggere il record storico, per quanto mi riguarda, di Gonzalo Higuaín. Primo tempo bellissimo, veramente bellissimo ragazzi, uno spot al calcio. Tutti quelli che amano il calcio devono vedere il primo tempo di Genoa-Parma, perché è stato veramente, io ragazzi non sto esagerando, veramente un primo tempo della Madonna. E ci sono anche delle, diciamo, delle favole dentro, delle favole come la favola ad esempio di Siligardi, che da fuori rosa, perché? Perché ragazzi Siligardi era un fuori rosa, che fra l'altro fece bene, mi sembra, in Coppa Italia, non la prima partita ma in Coppa Italia, l'avevano già messo fuori rosa in campionato, ormai non si poteva fare più nulla, ormai era un fuori rosa. È stato fuori rosa per diverse partite, torna e va al gol. In assenza di Gervinho e di Inglese c'è Siligardi che la butta dentro. Siligardi sì, ma Siligardi come altri centravanti, ad esempio Ceravolo, come altri giocatori che stranamente, difficilmente avrebbero fatto la differenza e ad oggi l'hanno fatta. Una gran partita, il Genoa ne fa uno nel primo tempo, il Parma ne fa tre nel primo tempo, il Genoa ne fa quasi altri due, ne fa uno con Criscito che viene annullato per fuorigioco, giustamente perché il gol non è valido per il tocco di testa di Piontek che manda in fuorigioco Criscito. Poi Piontek fa un tiro che praticamente, ragazzi, entra, vi faccio vedere, praticamente guardate, la linea è questa, no, come faccio a fare, la linea è questa, la palla ha fatto così, praticamente c'era uno spicchio minuscolo di palla che non era entrata e quindi è giusto non averlo concesso. Io ragazzi sono sicuro al 100% che senza VAR questo primo tempo sarebbe finito 3-3, così come probabilmente la partita o comunque giù di lì. Male, 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 male Jonas Radu, mi dispiace. Poi nel secondo tempo si è anche ripreso, ha fatto qualche intervento, tra cui uno veramente miracoloso. Però non basta se tu nel primo tempo hai messo la mano per rovinare la gara. Mi dispiace, io sono certo che poi Jonas Radu, l'avevo detto inizio anno, ci sono appunto il video che lo testimonia. Ho detto ragazzi fidatevi perché questo è forte, questo è molto forte. Dopo 5-6 partite Marchetti già ha perso il posto e ce l'ha lui, è vero. Ed è anche molto giovane. Però va detto ragazzi anche che Jonas Radu oggi ha fatto male, almeno nel primo tempo ha fatto male. Che dire, il Parma mi piace come squadra, anche perché il Parma lascia giocare, dice vai, gioca, riparte in contropiede ogni volta che arriva in porta la butta dentro. Oggi ha fatto praticamente il primo tempo, ha fatto 4 tiri in porta e aveva fatto 3 gol. Poi nel secondo tempo, vabbè, le emozioni sono un po' calate, ma ci sta, perché poi, cioè in realtà nemmeno troppo, all'inizio del secondo tempo subito la tensione sembrava, per farvi capire per chi non l'avesse vista, sembrava una gara. Cioè, avete presente gli ultimi minuti in cui magari due squadre stanno 1-1, entrambe vogliono vincere, ci sono gli assalti degli ultimi minuti di recupero avanti e dietro per tutta la gara. Cioè è stato veramente qualcosa di bellissimo. Pensate che se il Genoa avesse vinto, se non erro oggi sarebbe terzo, aspettando le altre gare, invece butta tutto un po' alle ortiche e manda invece il Parma settimo, in una posizione di classifica molto 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 golosa. Il Parma mi piace il fatto che si chiuda benissimo, si chiude benissimo a riccio, in fase difensiva riesce appunto a fare questo movimento e i giocatori quando arrivano ridosso sull'area di rigore si trovano praticamente bloccati e non riescono a far nulla. Comunque ancora complimenti al Parma per la vittoria esterna, ancora complimenti a Piontek per l'ennesimo gol di Piontek. Ragazzi, che giocatore è Piontek, vi ringrazio di aver visto questo video, mi piace, vi è piaciuto, dislike invece mi ha fatto cagare, ma spiegatemi il perché, fatemi sapere la vostra ora, in questo momento un commento qua sotto, buon shalala. Come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.